Ok, allora, che dire? Ho pensato di fare questi video qua principalmente per me, ma so che mi saranno utili per altro. Ho voglia di condividere le mie storie, senza più tanti filtri, senza più tante scuse, senza vergogne, che il 2018 e il 2017 è stato l'anno delle vergogne. Ci sono state situazioni strane, c'è il gatto che sta annusando la telecamera, non l'ho mai presa fuori, sono anni che ce l'ho. Sono sempre stata una persona esplosiva, egocentrica e piena di creatività. Non ho mai fatto sì che nessuno intralciasse la mia creatività e che le mie idee venissero calpestate, a costo di sembrare un po' cattiva, un po' piena di me, quando in realtà di me non sono così piena in fondo. Niente, quindi questa è una piccola prefazione e penso di utilizzare questo regalo che mi è stato fatto a Natale per mettere giù tutte le idee del nuovo album. Il nuovo album ovviamente parla di me, ma più che di me, di ciò che ho intorno a me. Non ho mai creduto nelle dicerie, nelle superstizioni, se non in questi ultimi anni, dove mi sono legato un sacco a tutto ciò che è occulto, a tutto ciò che non si dice, a tutto ciò che la gente comune non crede. E ho iniziato a scrivere, ho ripreso fuori i vecchi testi, come faccio sempre i miei collage, il mio modo di scrivere è davvero strano. E è accaduta una cosa spettacolare.